Smart water e nuove tecnologie, il tutto nasce da Portici, ci spieghi. Portici, come laboratorio dell'Enea, lavora nei settori delle tecnologie avanzate, quindi delle tecnologie abilitanti, che poi vedono delle applicazioni verticali in molti settori. In particolare nel nostro impegno sulla sensoristica, sulla intelligenza messa a bordo dei sensori, degli array sensori per le applicazioni più diversificate che vanno dall'ambiente alla domotica, alle acque, come abbiamo visto in questo caso del convegno di oggi, ci pongono insomma al centro di tutta l'attività di ricerca che è finanziato sia a livello regionale, ma a livello nazionale con i PON e a livello europeo. Abbiamo avuto degli scontri molto importanti con le imprese che gestiscono le reti idriche e che noi vediamo molto attive e molto interessate alle applicazioni di queste nuove tecnologie, con le quali si riuscirà sicuramente ad imprimere un grosso impulso per il risparmio energetico, per l'ottimizzazione della risorsa, per la messa a frutto di tutto il lavoro che l'università, il centro di ricerca e anche perché no, gli stessi imprenditori stanno mettendo in campo con uno sforzo notevole in questo settore. Portici è una realtà che è partita sulle rinnovabili, ancora il suo core business, lavora sul fotovoltaico in particolare, ma ormai è aperta a molti moltissimi settori che vanno dall'applicazione dei polimeri anche in campo energetico, come il lighting, come il fotovoltaico a base organica, alle applicazioni delle nanotecnologie in senso lato, all'analisi dell'impatto delle applicazioni delle nanotecnologie sulla salute e sull'ambiente. Abbiamo quindi una gamma di attività dove esplicitiamo in un senso compiuto il connubio forte e indissolubile che c'è oggi fra l'energia e l'ambiente. Quindi queste tematiche dell'acqua è un esempio centratissimo di come queste tematiche siano assolutamente indissolubili. L'acqua, la connessione tra acqua e energia è chiara, è fondamentale, basta pensare alla produzione idrica di energia, ma non solo, adesso se si parla di sfruttamento dell'energia nelle condotte idriche con delle turbine appositamente studiate, e poi le tematiche dell'ambiente, insomma, è inutile andarle ad analizzare, si parla dello shortage della risorsa idrica come dramma mondiale, e quindi lavorare sulle reti per salvaguardare questa risorsa, per abbattere le perdite, per riuscire a individuare in maniera intelligente e gestire le perdite che oggi abbiamo visto nel nostro convegno essere perlomeno il doppio della media europea in Italia, e beh, questo è un traguardo che noi ci stiamo ponendo e speriamo di poter raggiungere in tempi brevi.